della serata, Mario, che parlerà, immagino, anche per il suo amico Marco. E io vorrei farti una domanda preliminare, ma quali sono stati gli stimoli, le necessità che certamente tu hai sentito dentro di te per metterti a scrivere un'opera ponderosa come questo, non solo dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, perché quando uno si mette in testa di fare una cosa di questo genere, deve avere una spinta interiore formidabile. Credo che qual è stata? No? Allora, intanto volevo, ed è obbligo da parte mia, ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questa presentazione così partecipata e così bella, e va ringraziata la Fondazione Tregua, il Marito Tregua, che ha voluto organizzare questa presentazione, va ringraziato il Comune di Catania che ha patrocinato l'iniziativa, vanno ringraziati i club Lions che ugualmente sono stati protagonisti dell'organizzazione di questa iniziativa, però consentitemi un ringraziamento particolare a Filippo Anastasia, la moglie Franca, che sono stati i protagonisti dell'organizzazione di questa serata. E sono molto contento di essere a Catania, e questa è la 67esima presentazione di questo libro che facciamo io e Marco Palmieri, l'altro autore che citiamo, lui un po' meno perché ha tre figli piccoli e poi lavora tra Torino, Biella, Milano e Roma, e quindi diciamo ha un po' più difficoltà. Io utilizzo i giorni di fede per andare in giro per l'Italia, scusatemi, non correggo, non per l'Italia. Tutti gli altri libri, questo è il mio 16° volume, ho ricevuto inviti che andavano da Milano, Bolzano fino alla Sicilia. Per questo libro, il libro, ho ricevuto inviti soltanto da Roma in giù. E penso che sia emblematico, non penso che sia un caso questo. Il fatto che sopra quella che era la linea custod non abbia ricevuto inviti racconta molto il pregiudizio che gran parte dell'opinione pubblica ha nei confronti della storia del Mezzogiorno. E infatti io cito nell'introduzione di questo libro il pensiero di un mio maestro. Io ho avuto due grandi maestri, uno che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare, Giuliano Vassalli e Vittorio Foa. Vittorio Foa ha scritto la prefazione del mio primo libro di storia, che era una biografia, e sono stato a casa sua, conosco bene anche la figlia Anna Foa, e lui in un'intervista rilasciata negli anni 90 che cosa dice? Dice: io e i miei compagni settentrionali, lui è stato un grande antifascista, è stato tanti anni in carcere, poi al confino, poi è stato un deputato dell'Assemblea Costituente, un grande sindacalista. Ebbene, io e i miei compagni settentrionali, dice Vittorio Foa, pensavamo che la storia del Mezzogiorno tra il 43 e il 45 avesse dei valori inferiori. Invece, studiandola, ho capito che questa era una stupidaggine. Segnatevi bene questa parola, stupidaggine. È la parola a cui dà una forte smentita, oltre che lo stesso Vittorio Foa, questo libro. Perché questo libro spiega come in realtà, come ha detto benissimo la professoressa D'Antone, come ha sottolineato sia Carlo Alberto Tregua che Pina Palella, questo libro è un libro che spiega che in realtà il Mezzogiorno in quei due anni fu un laboratorio della resistenza, un laboratorio della democrazia. E vi dico subito perché. Laboratorio della resistenza perché, nonostante abbia
per fortuna, subito un'occupazione da parte dei tedeschi, dal punto di vista delle tempistiche, molto breve, il Mezzogiorno fu interessato da tutte le forme di resistenza che poi si registrarono nel centro e nel nord del paese, e cioè la resistenza individuale, la resistenza popolare, la resistenza che coinvolse intere città, la resistenza dei militari, quindi tutte le forme di resistenza che poi ritroviamo nel nord del paese, le ritroviamo già nel sud, già in quel breve periodo, addirittura prima dell'armistizio, perché l'episodio di Mascalucia, piuttosto che l'episodio di Palermo, dove ci sono dei giovani che legati al Partito Comunista che impediscono la distruzione del porto, perché tanti altri episodi che si verificano già in Sicilia si verificano prima dell'armistizio, prima ancora che l'Italia abbia deciso di combattere insieme agli alleati, perché l'Italia a un certo punto, cioè nell'ottobre, già nell'ottobre del 1943, diventa nazione co-belligerante degli alleati. Ma accanto a questo ci sono tutta una serie di forme della resistenza che si registrano nel Mezzogiorno, cioè Napoli, ma non è solo Napoli, Napoli, le quattro giornate di Napoli. E noi poco ci riflettiamo, ma sono un modello di resistenza che è ineguagliabile. La prima grande città d'Europa che si libera da sola, e si libera liberandosi del più grande esercito del mondo, l'esercito tedesco. L'esercito tedesco, dopo quattro giorni, deve capitolare, deve trattare con i napoletani, rilasciare gli ostaggi che aveva preso allo stadio Vomero e andarsene con la coda fra le gambe sulle colline di Capodimonte, dove compie l'ultimo terribile atto. Perché che cosa fanno i tedeschi che abbandonano la città di Napoli? Prendono i cannoni e li rivolgono verso Napoli per vendicarsi, e fanno altri 99 vittime. Quindi non a caso Radio Londra celebrò le quattro giornate di Napoli in modo eccezionale. Ma non è solo Napoli che si libera. C'è l'esempio di Matera, c'è Lanciano, c'è Angri, c'è Scafati, ci sono tantissime altre città che si liberano dai tedeschi, lottano da sole contro i tedeschi. E poi ci sono le bande partigiane che si formano già in Campania, in Abruzzo, e nel Casertano, per esempio, ce ne sono tantissime. A Positano, sulla costiera amalfitana, sorge una banda in cui c'è il giovane Antonio Ghirelli, che poi sarà direttore dell'Avanti, direttore del Corriere dello Sport, un grandissimo intellettuale della nostra storia repubblicana. Quindi laboratorio della resistenza, ma anche laboratorio della democrazia, perché il primo congresso dei partiti antifascisti si svolge a Bari nel gennaio del 1944 e si pongono tutte le premesse che poi porteranno alla Repubblica, perché poi quando arriva Togliatti e fa la svolta di Salerno qualche settimana dopo, nel febbraio del 1944, aprendo alla partecipazione dei partiti antifascisti a quello che era una sorta di governo tecnico, perché il governo Badoglio era un governo tecnico costituito da burocrati e da militari, no? Oggi lo chiameremo governo tecnico. Entrano i partiti antifascisti. Io sono stato a presentare il libro a Ravello il 23 aprile scorso, che era l'anniversario del 23 aprile del 1944, quando ci fu il giuramento del primo governo con i partiti antifascisti. Quindi quel governo stabilisce l'assemblea costituente, stabilisce il referendum, decide tutta una serie di cose che poi porteranno a quella che è la geografia politico-istituzionale dell'Italia del dopoguerra. Si decide nel sud, quindi il sud è anche il laboratorio della democrazia. Ci sono le lotte contadine citate sia da Pina che da Leandra, le lotte contadine per la terra, per la riforma agraria, che iniziano nel Mezzogiorno. Quindi davvero il Mezzogiorno è un grande laboratorio anche della democrazia, e quindi questo libro consente anche, averlo sul comodino, di essere orgogliosi della nostra storia, perché
troppo spesso anche noi meridionali consideriamo la nostra storia poco importante sotto certi punti di vista, no? Ancora oggi, in particolare i meridionali, ma questo riguarda anche varie parti di politiche, stentano a riconoscere il 25 aprile come una festa di tutti, quando il 25 aprile è la festa degli italiani. Certo, il 25 aprile indica la liberazione di Milano, ma a questa liberazione ci si arriva grazie al contributo di tanti meridionali, che non solo compiono atti di resistenza a mezzogiorno, ma le compiono anche nelle bande del nord, le compiono anche nei campi di internamento nazisti, dove tanti centinaia di migliaia di meridionali dicono no alla visione della Repubblica Sociale, preferiscono restare nei campi di concentramento pur di non continuare a combattere con Hitler e con Mussolini. Quasi la metà di quegli internati militari, 650.000 internati militari, sono meridionali. Se voi andate a vedere l'elenco delle fosse ardiatine, 335 morti alle fosse ardiatine, oltre la metà sono meridionali e tantissimi sono siciliani. Se voi andate a vedere i comandanti dell'insurrezione di Torino, della liberazione di Torino, ci sono due siciliani, fra cui il comandante Barbato, che è Pompeo Colaiano. Quindi, come vedete, la storia che porta alla Repubblica, porta alla libertà, porta alla democrazia, ha visto un contributo fondamentale dei meridionali. Quindi noi meridionali dobbiamo sentire questa festa come nostra, assolutamente come nostra. E poi l'altro importante discorso da fare è che gli italiani ancora stentano a dirsi tutti quanti antifascisti. Questo è un altro grande problema. E su questo chiuderei raccontandovi un aneddoto che è raccontato nell'ultimo capitolo del libro. L'ultimo capitolo del libro è davvero, come dire, entusiasmante, perché dopo le stragi, dopo le segnoline, dopo gli Shusha, che è questo termine che nasce proprio in quel periodo, la Shushain, cioè lustrare le scarpe, no? Un neologismo come tante altre. Voi vedrete dei dialoghi divertentissimi in questo libro, che fra americani e italiani che si inventano un linguaggio particolare per dialogare gli uni con gli altri, cioè un dialogo davvero esilarante. E dicevo, nell'ultimo capitolo si parla della rinascita della cultura, del teatro, della musica. In questo periodo nascono alcune delle canzoni più belle del repertorio napoletano. Simmi Napoli Paisà, Tamurriata Nera, Una Sera di Santa Chiara, e così, Dove sta Zazà. Canzoni bellissime che hanno un enorme successo anche perché parlano dei problemi di quel periodo. Tamurriata Nera parla del problema dei meticci. Spero che tutti quanti voi siate fan di un mio illustre cantante della mia regione, che io sono campano, e cioè Pino Daniele, il sassofonista del grande Pino Daniele. Era James Senese era figlio di un soldato afroamericano e di una napoletana. E infatti in questo libro troverete, oltre a Alberto Sordi, oltre a tanti altri personaggi, anche una testimonianza di James Senese. E dicevo, in quest'ultimo capitolo si parla di Radio Palermo, fra l'altro della vicenda di Radio Palermo, che è molto interessante. C'è il padre di Gianni Riotta che inizia a collaborare con Radio Palermo, c'è Ugo Stille che poi diventerà direttore del Corriere della Sera, che viene inviato dagli alleati a dirigere la comunicazione degli alleati in Sicilia. E dicevo, a parte questo, c'è un episodio finale che è quello che vede coinvolti Totò e Anna Magnani con i fratelli di Filippo. Che cosa succede? Che Totò, insieme ad Anna Magnani, già nella Roma occupata dai tedeschi, organizza degli spettacoli in cui ha il coraggio di pronunciare delle battute contro i fascisti e i nazisti e di speranza nell'arrivo degli alleati, che sono ancora lontani da Roma. A un certo punto i tedeschi e i fascisti chiedono a Totò e Anna Magnani di cambiare il testo di questo spettacolo, e loro lo cambiano,
ma i concetti che ripetono sono gli stessi. E allora a un certo punto è inevitabile che le autorità fasciste e naziste ordinino l'arresto di Totò e di Anna Magnani e anche dei fratelli di Filippo. Una telefonata anonima, probabilmente di un agente di polizia antifascista, avverte Totò. Totò inforca la bicicletta e va dai fratelli di Filippo e gli avvisa che l'indomani saranno insieme a lui e ad Anna Magnani arrestati. Lasciano la città e tornano a Roma qualche settimana dopo, quando Roma viene liberata il 4 giugno del 1944, e subito Totò e Anna Magnani organizzano un grande spettacolo che si intitola, un titolo di tutto un programma, Con un palmo di naso. E Totò interpreta due personaggi in questo spettacolo. Indovinate chi? Adolf Hitler e Benito Mussolini. Pensate un po' ad avere il video di questo spettacolo, purtroppo non siamo riusciti a trovarlo, e chissà se esiste in qualche teca e da qualche parte. Abbiamo però le cronache del tempo. E Totò, quando interpreta Mussolini, indossa i panni di Pinocchio. Invece Anna Magnani interpreta l'Italia, e nell'ultima scena, sulle note di una canzone famosa dell'epoca, che era Ciccio Formaggio, interpretata da Nino Tanto, se tu mi volessi bene veramente, cambiando il testo, Totò, Anna Magnani, sì, l'Italia, si rivolge a Totò e gli dice: perché mi hai condotto alla guerra, alla fame, ai bombardamenti? E Totò, con la sua grande arte, con il suo coraggio, con la capacità di interpretare la realtà, Totò, Pinocchio, Mussolini risponde: tu perché sei venuto in piazza Venezia ad applaudirmi? Perché mi hai dato tanto consenso? Totò, già allora, nel giugno del 1944, il primo spettacolo è il 20 giugno del 1944, oggi, quasi oggi è il 18 giugno, che cosa fa? Comincia a fare i conti con le responsabilità degli italiani in questa vicenda storica. Quei conti che la Germania ha fatto, che il Giappone ha fatto, ma che noi italiani ancora oggi stentiamo a fare. Ancora oggi stentiamo a dire tutti quanti che siamo antifascisti, perché antifascismo significa libertà, significa democrazia. Totò lo disse già allora. Questo libro capisce, aiuta a capire che anche oggi c'è bisogno di farlo e di dire: noi siamo meridionali, viva il Sud, viva la libertà e viva l'antifascismo.